Buongiorno, questa è la situazione stamattina a Via Cavallo. Mio figlio non può camminare, non può passare. Questo è quanto succede a Via Cavallo ed in tantissime altre strade di Torre del Greco. La denuncia arriva al Comitato Mamme Disabili Cittadino, con un video che mostra chiaramente la situazione. Tra marciapiedi troppo stretti, discese spesso inesistenti, arredi urbani che diventano barriere architettoniche invalicabili, i cittadini torresi con handicap motori hanno sempre avuto difficoltà gravi, più volte denunciate. La giunta dei cassonetti per la raccolta porta a porta non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Oltre al disagio inaccettabile di non poter percorrere una strada liberamente, bisogna anche subire l'obbligo di attraversare con le carrozzine sacchetti e cumuli di spazzatura. Disagi, ma anche gravi rischi per l'incolumità, soprattutto in orari trafficati, con macchine che sfrecciano incessantemente per quelle strade. Quindi che vogliamo fare? Vogliamo prendere provvedimenti? Ma non solo qua a Via Cavallo, questi bidoni sono un obbrobrio.